Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su WWE 2K23. Allora ragazzi, cosa è successo? Siamo andati in Giappone per ritirare su, come si può dire, per boostare, ma perché deve inventare, ok, per riprendere un attimo in mano la nostra carriera, punto, di così, no? Io vi ricordo di lasciare sempre un bel like, ragazzi, perché spesso ve lo dimenticate e non mi fate capire che vi sta piacendo la serie. Quindi se vi sta piacendo la serie, un bel like e un bel commento. Ora, Chosen, vi ricorderete che per partecipare al torneo gli abbiamo detto tu sei il più grande di tutti. Ma dall'altra parte credo che siamo arrivati proprio a una sorta di playoff, gironi di qualificazione fatti e adesso siamo al torneo vero e proprio. E quindi andiamo a vedere come va avanti questa storia. Sono proprio curioso, cioè. No? I saw you won your first match too. Oh, anche lui ha vinto il primo match, eh? Obviously. But I'm not here to talk about the tournament. I have some feedback on the video you did for me. In che senso? You mean the video you recorded without my knowledge where you tricked me into saying all those lies about you? Yes, that's the one. After listening back to it, your performance was lackluster and uninspiring. I didn't believe anything you were saying. Stai scherzando, vero? That's because I didn't believe it either. You're not better than me. And if I get the chance to face you, I'll prove that. Yeah, beccati questo. Sure. I mean, don't get me wrong. The video still put up big numbers. After the edit, of course. Scusami un attimo, ma in che senso qualche piccola modifica? Ti spiace eliminarlo? Quello che devo dire, lo dirò sul ring. I'm going to do my talking in the ring, so you can have your chosen ones and your stupid social media posts, which I get the feeling you care more about than actual wrestling. Bella. No, I care about both. I'm going to win the tournament, build my following even bigger, and then conquer the wrestling world. Beh, diciamo che se ti faccio il culo, però quel video lì conta poco. That's my goal too, minus the lame social media content. I've seen your feed. That is lame. Anyway, only one of us can get to the top. And Locke already had his chance. It's my time now. Ma sinceramente The Lock ha avuto già la sua occasione, non credo proprio. Me l'hanno creata l'occasione, adesso me la creo io. We'll see. You're off to a good start so far. There's going to be a tough few weeks to get to the end of this tournament and come out on top. Facciamolo allora, cioè dobbiamo vincere. Any advice on how to survive? You showed you could tough it out in the British Rules tournament. So, do more of that? Che bel consiglio. Thanks, I guess. There is one way you could get some extra rest, but it would go against tradition. Typically, you participate in tag matches on tournament off nights, but you could skip them. So, you want to earn the respect of the Japanese fans and show them you have fighting spirit? Or tell PWJ and the fans to shove it and rest up. Beh, dai, mi sembra brutto, voglio onorare la tradizione, mi sembrava un po' una cagata, dai. I'm not taking any shortcuts, and I'm certainly not going to risk disrespecting the Japanese fans. So, I'll honor tradition and do the tag matches. Dai, mi sembra giusto. Good call. I wouldn't have wanted to be seen with you, if you chose the other option. Bene, allora ho fatto bene. Beh ragazzi, quindi molto probabilmente parteciperò a dei match tag team per poi partecipare alle fasi finali del torneo vero e proprio. Quindi inizialmente questi match non dovrebbero essere quelli ufficiali. Intanto The Gladiator affronterà Tozawa nel prossimo match del girone A. Prima però combatteranno insieme contro King Ricochet, Finn Balor. I fenomeni del wrestling rendono onore alla tradizione combattendo in match tag team nelle serate libere dell'Apex Tournament. Bravi ragazzi, sì però... Caspita. Ma è veramente lui! Mi sa che sarà un avversario abbastanza facile, eh?
Ma che culo, proprio con Tozawa contro... Vabbè. Lasciamo perdere. Partiamo benissimo, ragazzi. Sono molto contento di questa partenza. Si vede che siamo in forma, eh. Basta! Caspiterello. Ma diciamo, che stai facendo? Oh, e questa te la meriti. Senti, Finn, io ho capito che tu sei uno dei più forti in circolazione, però ti stai veramente sbagliando per quanto riguarda la forza fisica, eh? Primo lancio del sacchetto della spazza. Oh, ragazzi, aggressivissimo. Powerbomb, devastante. Oh, Ale, stai tranquillo, bello. Spinebuster. È aggressivissimo, Alex. In questo momento probabilmente Finn Balor pensava di... E ciao. Di fare una gitarella. E invece, guardate un po' qua. Ma il doppio, Alex, ecco perché. Cioè, è impossibile. Attenzione. Oh, già il conteggio, uno. Io la vedo malissimo. Finn Balor è già disintegrato. A questo punto direi di far entrare Tozawa. Così random. Vai, bello. No. Aiutami, Tozawa. Porca miseria. Ma... Ma sul serio? Bravo, Tozawa, bravo. Non faccio il recupero istantaneo perché sennò mi toglie la barra della special. Questa cosa è molto fastidiosa per me. Intanto si è preso quattro cartelle, mica da ridere. Ok, Finn. Oh! Non puoi dire che questa non ti abbia fatto male, eh? Stai giù, dove stavi andando? Battere il 5? Non puoi. Finn Balor prova. Qua ha fatto la giocata, perché praticamente Finn Balor stava praticamente crepando. Oh, la ginocchiata in faccia però. Mi dispiace, amico. Ma è quello che ti meriti. Oh, oh. Eh sì. Twist of... Ma... Così. Neanche il calcio, ragazzi, dopo me l'ha bloccata. Cioè, incredibile. Sì, ciao. Attenzione, hot tag. Muoviti verso il tuo angolo, premi L1. Sì, lo sapevamo dal gioco scorso. Oh, è entrato Zawa e Mosono Cacchi. Per chi? Perché hai fatto? Hai dato il 5, scusa. Caga sotto. Ora devo soltanto lavorarmelo un attimo, nel senso che devo soltanto indebolirlo e vedere se riesco poi a consegnare... Ma che... Arbitro! No! Devo far stancare ovviamente Finn Balor e consegnarlo poi ad Alex al meglio possibile. Attenzione! Oh! Robe? Robe da parte di Tozawa. Ma qua il match è più lungo del previsto. Ma dove cacchio vai? Con le corde. Passamelo qua all'angolo. Dai. Sì, è proprio quello che volevamo vedere. Attenzione ad Alex. Tu girati. People's Elbow. Devastante al centro. E boom. Boom. Uno, due, tre. Distrutto. Alla fine Tozawa il suo l'ha fatto, eh.
mi ha supportato un pochino. Eccolo lì. Un match tag team spettacolare da parte dei lottatori del girone A. E questa è la bellezza dell'Apex Tournament. The Gladiator dimostra di avere un grande spirito combattivo. WWE, cosa vi siete persi? È stato un piacere incontrare di nuovo The Gladiator. E sarà ancora più dolce umiliarlo. Ma come? Lo spirito combattivo non è un'invenzione, sai, qui ci tengono davvero e tu hai dimostrato di averlo, ti sei guadagnato un bonus aggiuntivo per i prossimi match, ti servirà se vorrai portare a casa il torneo. Ah, che significa? Ma sinceramente, sapendo le qualità, l'overall e la forza di Tozawa, dovrebbe durare praticamente 2 minuti questo match. E infatti, subito, il lancio della spazza. Forse intende proprio il fatto di un bonus, come potete vedere, per quanto riguarda la special, che è già piena praticamente. Quindi mi ha dato un piccolo boost alla special, che posso già fare praticamente. 1, 2, ah, bravo Tozawa. Caspita ragazzi, se veramente questo bonus è dovuto alla special, Tozawa ha già perso. No! Ma che bonus è se poi questo qua mi contrattacca sempre tutto? Ma la pianti, non puoi alzarmi, Tozawa. Sei troppo piccino picciò. Dai! Tirati su, non è finita. Oh! Certo che... Ok, questa la puoi fare. Ma certo che mettere insieme due lottatori così differenti di corporatura e sapendo le qualità di Tozawa, forse non c'è proprio possibilità che lui possa sconfiggermi. Bravo, bravo. Sei caduto col culetto però, eh. Tutto volevo dire. Oh! 1, 2. Però sei anche veramente fastidioso, eh? Se devo proprio dirti questa cosa, sei veramente fastidioso, sai? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma quanti sono? 10. Guardalo! Completamente stordito, Tozawa. Oh! Arbitro. 1, 2. Ma scusate, adesso stiamo un attimo esagerando però. Caspita, peso il doppio. E basta. 1, 2. Ma che... Non sto capendo, ragazzi, sinceramente. Sono distrutto. Sono completamente distrutto. Ma vattene a casa. Non uso il recupero istantaneo, ragazzi, perché voglio utilizzare subito la special, possibilmente. È un bel match nonostante poteva finire presto. Voglio tenermi questa special, ragazzi. Non voglio finire la special adesso. E lui ne sta approfittando di questa cosa. Ma va bene così. Va bene così. No. No. Yeah! Vieni qua. No, ragazzi, mi ha contrattaccato la... E io inizio a non crederci più, però. Questa cosa qua non ha senso. Ma sono ancora tutto... Non ho neanche le braccia. Ma che vuoi? L'ho distrutto. Twist of Fate! E basta. Ma porca miseria. Ma è possibile? Cioè, quante volte si è... Cioè,
Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, ok, andiamo a vedere come si evolve qua la storia, la situazione, ragazzi, perché... mi dispiace che abbiano impostato... If I'm understanding the tournament format correctly, we're nearing the end of the round robin portion, and after a draw against Ricochet, you're now one point behind Finn Balor, headed into your final group match, which happens to be against Balor. That's right. So if I want to win the group to get to the finals and main event, the Japan Dome, I need to beat Finn. A loss or another draw, and I'm headed home empty-handed. Well, hopefully you've at least picked up some cool souvenirs while you're here, so it wouldn't be completely empty-handed. The only souvenir I care about is the Apex Tournament trophy. But to earn that, first I need to beat Finn, which will be no easy task. He's a top WWE superstar, so I'm sure he'll have some extra motivation to not be upstaged by me. If you beat Finn, it's looking like Chosen is a lock. Sorry. It's looking like Chosen's going to win Group B, so you'd face him in the finals. Immaginavo, ragazzi. Non mi spaventa. I'm not worried about Chosen. He's too concerned about his image and social media content to be a real threat. So if I get by Finn, the trophy's mine. Pesante, ha proprio snobbato Chosen. Sapete quando iniziano questi match un po' così, no? E vuoi cercare di finirli subito? Guardate, guardate, vedete che la barra della special è già quasi piena. E questo forse aver fatto quel tag team per sbloccare lo spirito combattivo mi ha portato ad avere questo bonus subito ad inizio match. Finn Balor prova. Aio! Finn! Porca miseria, ti apro in due. È il lancio della spazza, c'è sempre, ragazzi. La spazzatura va lanciata. Guardatelo. Guardate Alex. Fa vedere i muscoli, giustamente. Giustamente. Oh! Porca miseria. Uno, due. Ma cosa ci ha fatto vedere qui Alex? Cosa ci ha fatto vedere? È arrabbiatissimo. Twist of Fate. Devastante. Finn Balor ci casca, non riesce a contrattaccare. Finn Balor è distrutto. Uno, due. Non è possibile però, ma che cos'è? Ah, mancato. No. Caspita ragazzi, lì abbiamo fatto una giocata. Era veramente arrabbiatissimo Alex. Era quello forse lo spirito combattivo, ma adesso... lo sapevo. Dove l'ha tirata fuori questa, quando l'ha caricata e perché. Ma ci siamo. E si gode. Si gode tantissimo. Dai, fine, hai rotto le balle, eh? Oh. Ma come hai fatto ad alzarmi? Potrebbe farcela, però... Non ce la faccio a schiacciare così tante volte. Schivata. Ha rotto le palle. Boom, ginocchiata in faccia, attenzione. Ginocchiata in faccia, attenzione, ancora Finn. Che cattiveria da parte del nostro gladiatore. Dai, piazzala. Attenzione. Uno, due, tre. Ma sta cosa del bonus sbloccato è devastante, eh? Cioè, avere già la barra della special praticamente quasi piena è devastante. E in più abbiamo fatto quel comeback che è stato fighissimo da vedere. Spettacolo. È molto palestrato questo ragazzo, lo vedo veramente bene anche per un'ipotetica cintura WWE. Fisico ce l'ha. Deve, secondo me, migliorare qualche mossa. Però... c'è. Questo ragazzo c'è.
Abbiamo i finalisti dell'Apex Tournament. The Gladiator, vincitore del girone A, affronterà il dominatore del girone B, Chosen, al Japan Dome. Incredibile, nessuna superstar WWE è arrivata in finale all'Apex Tournament. Wow! Quei due hanno dimostrato che esistono grandi talenti anche al di fuori della WWE. Che noia, sono stanco, perciò me ne torno nella mia villa a godermi un po' di meritato riposo. Divertitevi a prendervi ammazzate, The Gladiator e Chosen. Ma sei fatto cagare, Finn Balor, è stato... ho avuto più difficoltà con Tozawa. Ragazzi, siamo alla finale contro Chosen, adesso gli parlerò e andremo a fare questo match. Mi piacerebbe tantissimo che poi il gioco si bloccasse qui, nel senso, ci sarà sicuramente la storia per il ritorno nella WWE, ma poi che ci fosse la possibilità di fermarsi un attimo e poi fare l'esordio in WWE in un modo completamente diverso, con una gimmick diversa. Vediamo un po' se non sarà tutto uno dietro l'altro, ok? Vediamo. I'm walking on my victory post for after I win the tournament final. Do you think 50 fire emojis is too much? Or will it really drive home the point that I'm on fire? Fatte a fiammella. You ever hear the expression don't count your chickens before they hatch? Questa è bella. No. Why would I not want to count my chickens? How else would I know how many I have? That is dumb. È un modo di dire, Chosen. Whatever. Point is, let's see how the match turns out before you start celebrating. Ecco. I already know how it's going to turn out. I went undefeated in the group stage while you had to win your last match just to barely clinch your spot in the finals. So, I have way more chickens than you. Buffoncello, eh? You're really not getting that. Also, your old friend Shawn Michaels sent me a DM that he'll be watching our match. Probably wants me to be his next rock. Oppure magari Shawn Michaels vuole vedere se posso tornare. Piece of advice. Don't get involved with Shawn. Unless you want to lose all semblance of your identity. Actually, I wouldn't mind that. They couldn't possibly make you more annoying than you are. Questa è bella. I'm still hung up on this chickens thing. Does Shawn Michaels count as chickens? Guarda, andiamo sul ring che ti prendo a sberle. Tutto il mondo del wrestling sarà incollato allo schermo per scoprire quanto sei migliorato. Non per metterti ansia. Puoi farcela. E anche se non ce la facessi, beh, sei comunque sulla strada giusta. Ingresso alla Batista. Dall'altra parte quel babbazzo di Chosen. La finalissima, signori. E abbiamo ancora il bonus. Guardatelo, Alex, subito pompa i muscoli. Chosen ne approfitta. E Alex qui è stato un po' pirlone, eh? Bisogna ammettere questa cosa. Però c'è subito il contrattacco. Prende Chosen, che è molto leggero, tra virgolette. E Alex ne approfitta. Ancora, non si ferma qui Alex. Continua a sfruttare l'angolo. E Chosen in difficoltà, eh? Bisogna ammettere che è già mezzo stordito. Ci sono degli applausi da parte del pubblico. Contento, ovviamente, Alex, di partecipare. Bellissima! Chosen subito, in difficoltà. Attenzione perché Alex è lì. Chosen forse sta facendo la scelta sbagliata. E infatti, eccoli qui. I 10 colpi. Che hanno distrutto anche Tozawa. Potevi anche immaginartelo comunque, che sarebbe andato a finire così. Se ti becco, guarda. Corde e via. Chosen, disintegrato. Oh, anche qui si sfrutta un comeback devastante. Uno spirito combattivo che il nostro eroe sta impiegando. Beh, Chosen comunque veramente dilaniato, eh. Cioè, Twist of Fate.
Uno, due, tre. Ma ma che finale è, scusate? Sono stati più difficili gli altri match, eh? Sì! Contentissimo! Il gladiatore ha dimostrato tanto, ragazzi. Il fisico ce l'ha, è veramente il doppio di Chosen. E questa volta ha dimostrato anche una certa grinta. Sono sicuro che per la WWE, in caso di ritorno in WWE, saprà fare un change importante per farsi apprezzare dal pubblico. Diamogli una seconda possibilità. Bene ragazzi, Tavish mi sta aspettando, però detto questo, grandissimo video, perché abbiamo fatto tutto l'intero torneo, in più aver fatto quel match tag team. Fatelo ragazzi, se volete poi comprare il gioco. Mi ha dato un boost in ogni match, quindi iniziavo sempre con la possibilità praticamente di fare la special o il comeback che poi ho fatto negli ultimi due match, quindi devastante. Io vi saluto ragazzi, un abbraccio, un bacione, spero che adesso non sappiamo cosa succederà, quindi lo scopriremo nel prossimo episodio, ma spero davvero che Tavish mi dia la buona notizia del ritorno in WWE. Non vedo l'ora ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, non dimenticate il like, episodio devastante, alla prossima. Fischia The Gladiator, dai!